Benvenuti cari MTIers a questo appuntamento un po' a sorpresa con Sky e la sua Now. Se usate questo servizio e volete sapere cosa guardare in questi giorni di aprile, siete nel posto giusto. Andiamo! Nel caso non steste ancora usando Sky o Now, la sua versione digitale, fra l'altro vi ricordo anche di iscrivervi al canale e di recuperare gli altri consigli del mese. Vorrei quindi approfondire i costi di tali servizi. La piattaforma Sky sta subendo una bella rivoluzione e il servizio al momento è in evoluzione, ma Now TV ha unificato l'offerta di entertainment e di cinema, portandola ad un totale di 14,99 euro al mese, ma in offerta per il primo mese a soli 3 euro. Ha parecchie limitazioni sul numero di visioni in contemporanea e da PC necessita l'installazione di programmi terzi per la gestione dei DRM, ma vi consiglio però di provarla vista l'ottima offerta di prova. Il primo film consigliato è di animazione Scooby, probabilmente più per i vecchi nerd come me cresciuti guardando Scooby-Doo, Where Are You e i loro misteri assurdi e machiavellici svelati da questo gruppo eterogeneo. In questa avventura la Mystery Inc. verrà coinvolta nel salvataggio del mondo, messo in pericolo addirittura dalla guest star Dirk Dastardly. Il film ripercorrerà la storia di come Scooby e Shaggy si sono conosciuti per poi finire ad essere rapiti e coinvolti in questo salvataggio del mondo. Nel frattempo gli altri della Mystery Inc. dovranno trovare tutti gli indizi per recuperare gli amici e salvarli. Sicuramente non sarà il top, ma un qualcosa di rilassante sicuramente. Adesso è il momento di un film sportivo, tornare a vincere, protagonista Ben Affleck, sicuramente più in forma che in Batman, che interpreterà un allenatore della squadra del liceo che ha frequentato da ragazzo e in cui aveva vinto. Purtroppo uscito da quel liceo la sua vita non è stata facile, anzi, ma questa opportunità gli darà modo di riprendere fiducia in se stesso e di forgiare anche dei giovani ragazzi alle difficoltà della vita, sfruttando il loro desiderio di vincere. Insomma, un film di crescita che permette allo spettatore di immedesimarsi nella vicenda. Mi sembra il caso di passare a un film di guerra come 1918. Non confondetelo con il successo 1917, ma questo I giorni del coraggio potrebbe essere meritevole di una visione per come riesce a portare su schermo le difficoltà psicologiche di una guerra di logoramento come quella di trincea. Questo film narra le vicende legate al giovane Raleigh che raggiunge sulla linea del fronte un suo amico d'infanzia che troverà profondamente cambiato. Siamo a pochi giorni dall'offensiva di primavera tedesca, l'ultimo atto della grande guerra. Il film non ha incassato molto, anzi veramente poco, e da noi è uscito solo in DVD, quindi regolatevi. Da un film drammatico all'altro, con questo Honey Boy, un film con e su Shia LaBeouf, che è un'autobiografia sul rapporto difficile che questo bravissimo attore ha avuto con suo padre negli anni in cui da minore stava crescendo nel mondo dello spettacolo. Una storia di abusi e costrizioni con un padre, ex pagliaccio ed ex eroinomane, impone al suo figlio dodicenne che stava avendo successo in una serie TV. Non penso ci sia molto più da dire se non di guardare questo film di un attore, a mio avviso molto bravo, che è praticamente in ogni grande produzione di film a Hollywood. Arriva anche una tragedia, Re Lear. Come vedete dalla locandina è una coproduzione BBC e Amazon che approda però su Sky. Si tratta di un adattamento moderno ma distopico della tragedia shakespeariana con il re interpretato da Anthony Hopkins che si appresta a suddividere il suo regno tra i figli, ma qualcuno di loro non accetta la cosa, ma soprattutto i modi del padre. Così nascono conflitti interni ma anche esterni che porteranno ad una guerra civile, un film con un cast incredibile e di una profondità tragica che solo Shakespeare poteva dare. Vedere il tutto in una Gran Bretagna distopica è forse un di più. Alleggerisco la pressione con Trash, un film d'animazione per i più giovani che riprende un'idea già vista in molte opere precedenti, musei, supermercati, animali e così via. In questo caso si parla però di rifiuti abbandonati per strada che di notte riprendono vita e vanno a ricercare un modo per sopravvivere ai riciclatori che vogliono farli sparire dalle strade.
Chiudo con un film in odore Marvel, The New Mutant, è la storia di un gruppo di giovani mutanti, e siamo nello stesso universo degli X-Men, rinchiusi in una struttura ospedaliera che presto si rivela di studio e detenzione. I giovani mutanti sono sottoposti a innumerevoli test e dovranno unire le loro forze per poter scappare da questa struttura dalle tinte horror. Trasposizione cinematografica del fumetto di diversi anni fa, questo film però non ha riscosso chissà che successo. Anzi, mi meraviglio che, essendo una produzione Marvel e 20th Century Fox, sia finito qui e non direttamente su Disney Plus. Sicuramente però uno sguardo lo merita. Adesso ho finito la lista, ma prima di passare ai prossimi appuntamenti vi ricordo di recuperare gli altri miei video di consigli e recensioni, di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina, commentare e condividere questo video. Non smetterò mai poi di ringraziarvi per la spinta che state dando a questo canale, che però non vuole occuparsi solo di film e serie. Quindi seguite anche le live di ogni venerdì sera alle 21:30 per interagire con me e gli ospiti che mi accompagneranno. Al prossimo video, ciao!